Buongiorno a tutti, buongiorno, Buongiorno. benvenuti e bentornati a chi ci ha già seguito la scorsa settimana. Ci sentite? Potete scriverci rispondendo su domande e risposte, perfetto. Grazie, avete già capito come si usa. Perfetto, buongiorno, quanti siete? Allora, ci presentiamo per chi ancora non ci conosce. Io sono Anna Gallo. Io sono Elisa Sartor. E siamo redattrici e formatrici di Edilingua. Allora, oggi cosa vedremo? L'incontro di oggi verterà. Di webinar Sì, primo. dopo. L'incontro di oggi verterà sull'insegnamento dell'italiano ad adulti migranti. Partiremo dall'aspetto legislativo per vedere come questo poi abbia influito sulla didattica stessa. E poi passare a un aspetto più pratico con la collega Elisa, e con la quale vedrete alcune proposte operative e vi darà alcune idee, alcuni spunti didattici da utilizzare in classe. Vi ricordiamo che se rimanete collegati fino alla fine del webinar, potrete poi scaricare l'attestato di partecipazione e vi daremo altri link utili. Sì, io adesso risponderò alle vostre domande, quindi sono a disposizione. Se avete problemi tecnici, però, scrivete a webinar@edilingua.it. Cominciamo? Sì, grazie Elisa. Ok, tutti ci sentono, tutti ci sentono. Perfetto, allora io posso cominciare. Allora, abbiamo detto che il titolo di questo incontro è Insegnare italiano ad adulti migranti verso la 2. Perché verso la 2? Perché dal 9 dicembre del 2010, per poter richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, è necessario superare il test di competenza della lingua italiana di livello A2. Inoltre, dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore l'accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno. La novità principale di questo accordo è il rilascio del permesso di soggiorno a punti. Cos'è il permesso di soggiorno a punti? Come funziona? Allora, il cittadino straniero al suo arrivo si vede assegnare automaticamente 16 crediti. Questi crediti, questi punti, dovranno essere poi incrementati attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze. Cosa vuol dire questo? Entro 2 anni dal primo rilascio del permesso di soggiorno dovrà raggiungere almeno 30 punti, 30 crediti, affinché appunto il permesso gli venga confermato. Ci sono vari parametri che determinano appunto l'ottenimento di questi punti o crediti. Condizione necessaria è dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello A2. Generalmente la prassi più frequente è il superamento del test di livello A2. Se lo straniero non dovesse raggiungere appunto questi crediti, e dimostrare comunque la conoscenza della lingua, otterrà un'ulteriore proroga di 1 anno, al termine della quale, se ancora non dovesse aver dimostrato appunto di conoscere la lingua italiana ad un livello A2, il questore potrà decretarne l'espulsione. Questo dal punto di vista legislativo. Quali sono, secondo voi, le conseguenze di questo appunto cambiamento legislativo, di queste novità? Io vorrei sentire appunto la vostra opinione, magari anche dalla vostra esperienza lavorativa sicuramente avrete notato, no? Dei cambiamenti, delle differenze. Potete rispondere utilizzando questo sondaggio che vedete qui sotto, questo box. Quali sono le conseguenze di questo cambiamento? Vi lascio qualche minuto. Sì, Sì. Lo visualizzate? Motivazione per lo studente. Tutti gli studenti hanno la necessità di fare corsi per raggiungere il livello A2. corsi affollati di persone, anche analfabeti. Bravissimi.
anche che sono più motivati ad imparare, questo non. Sì. Migliore integrazione degli stranieri. Corsi affollati, sì, me l'hai detto Elisa. Interventi mirati. Ma anche ansia per lo studente, sì, Sì, anche maggior vero. pressione sull'apprendimento e anche una cosa importante, la indispensabile formazione degli insegnanti. Perfetto. Corsi di formazione civica obbligatori creano disinteresse e poca motivazione. Bene, risposte molto interessanti. Anche avere un percorso stabilito, quindi il riferimento alla programmazione. Perfetto, state sì, dicendo cose giuste che vedremo fra poco, effettivamente. Bravi. Anche il poco tempo, hanno sottolineato la necessità di arrivare alla 2 in poco tempo, Vero? difficoltà anche a capire il test come test. Ok, forse possiamo chiudere il sondaggio? Cosa dici? Sì, Sì, vuoi che lo chiudo e ti leggo qualche altra risposta? Ok, dai. fine sondaggio. Allora, abbiamo visto un po' le più tra le altre risposte, quelle che ci colpiscono, quindi la necessità di organizzare dei corsi in maniera veloci, ma che portino anche gli studenti a superare un test, capire come funziona il test per superarlo. Poi si è parlato di motivazione degli studenti, quindi del fatto che sono più motivati a studiare perché devono passare l'esame. Ma anche l'eterogeneità delle classi, quindi la presenza di analfabeti all'interno delle classi. Ok, Va bene. direi che queste sono un po' tutto quello che Ok, allora posso chiudere qui? Così se ci devono scrivere possono riavere il box per scriverci. Allora, vediamo insieme effettivamente quali sono le conseguenze di questi cambiamenti legislativi. Allora, sicuramente il proliferare di corsi di italiano L2 per adulti migranti, esattamente come avete giustamente detto. La corsa al superamento del test A2 della prefettura, e quindi anche questa, sì, come avete detto, corsa nel senso di ansia ad imparare, no, velocemente. E la comparsa nei corsi di adulti migranti analfabeti, anche questo avete giustamente scritto, e sicuramente di conseguenza la necessità di cambiare la pratica didattica, la nostra didattica. Allora, secondo voi, in che modo la didattica cambia e sta cambiando in questi ultimi anni? Quali sono le ripercussioni, appunto, che tutto ciò ha avuto sulla pratica didattica? Io vi rimetto di nuovo il sondaggio. Ho bloccato Elisa, stava rispondendo. Scusate, poi vi rimetto le domande e le risposte. Se volete Stavo interagire. rispondendo al direttore, in realtà, che si è Avete connesso. qualche idea di quali sono le ripercussioni nella pratica didattica? Voi avete visto delle differenze? Anche voi vi siete dovuti forse adattare, no? Maggiormente. Apri, apri. Chiuso. Potete rispondere, no? Adesso è aperto il sondaggio. Si punta maggiormente i bisogni, passaggio veloce da un Vuoi livello leggerle tu, Elisa? all'altro. Si vanno velocissimi. Wow. Cambiamento mirato alla comunicazione, gruppi multilivello, quindi comunicazione, multilivello. Corsi finalizzato al superamento del test. Cambiano i manuali didattici, temi trattati, diventa più pratica. Attività di comunicazione, sì. Velocità dell'insegnamento, adozione di una Interessante. pratica più flessibile, esattamente, sì.
Poi c'è Attività una, più comunicative, sì, dimmi. dice, diventa più collaborativa la didattica. Chi l'ha scritto, se vuole magari aggiungere qualcosa? In che senso diventa più collaborativa? E io non riesco a leggere le risposte, vedi tu. Ok, vorrei lasciare ancora un minutino per vedere altre risposte perché sono molto interessanti. Certo. Posso coprirti un pochino, Anna? Così, dopo lo rimettiamo. Ah, puoi lasciarmi più piccola, non c'è problema. Dunque, utilizzo materiali autentici, come andare per la prosperità per diverse esigenze. Allora, cambiano i manuali, ok, li Sì, raccolgo e poi va magari bene. te li leggo. Ok, direi che comunque le principali le ho viste anch'io. Così che ti Focus sulla struttura del test. Capire i bisogni specifici, sì, dei migranti, no? Adattarsi, negoziare, certamente. Tempi stretti per l'apprendimento. Maggiore importanza alla comunicazione, sì, lo scrivete tutti, sì, esattamente. Didattica stratificata. Ok. Chiudo il sondaggio, leggiamo, Sì. do un'occhiata un po' alle E domande, se hai alle qualcosa magari da risposte. aggiungere eventualmente. Io intanto allora vi do un po' le nostre risposte. Allora, sicuramente la didattica deve rispondere appunto come avete giustamente detto anche voi, alle aspettative e ai bisogni del soggetto che apprende. In che modo possiamo sviluppare, no, questo importante aspetto? Allora, sicuramente un primo punto attraverso la scelta di materiale autentico e reale, no? Che faccia parte della quotidianità dell'adulto immigrato. Dobbiamo fornirgli degli esempi di vita reale. Dobbiamo fornirgli gli strumenti per avere delle reazioni linguistiche appropriate al contesto. Elementi di civiltà, come sì, avete scritto. Certo. Le competenze e le conoscenze degli apprendenti devono essere valorizzate il più possibile. La didattica quindi deve essere rivolta principalmente allo sviluppo della comunicazione orale, come appunto avete giustamente scritto anche voi, piuttosto che a quella scritta, affinché appunto lo straniero sia il prima possibile efficace nell'azione e nella sua quotidianità, nella nostra, no? Quotidianità. La didattica poi deve essere flessibile, cioè dobbiamo imparare a negoziare con gli studenti la programmazione, quindi negoziare cosa? I tempi, i luoghi, i moduli e i temi stessi, partendo dalle esigenze concrete degli apprendenti, quindi dalle necessità, dai problemi linguistici che generalmente sono gli apprendenti stessi che ci portano in classe giornalmente, quotidianamente. Ok, non so se vuoi chiudere per dare la possibilità di fare domande e Certo. risposte, perché se hanno qualcosa da dirci magari non possono Allora. comunicarcelo. Grazie. Un altro punto molto importante che vogliamo sottolineare e che anche voi avete detto durante il sondaggio, la didattica deve essere differenziata, cioè deve tenere conto dei diversi livelli di apprendimento e di competenza all'interno della classe e anche rispettare i diversi ritmi, no, di apprendimento degli studenti. In che modo possiamo utilizzare delle attività sequenziali, cioè che vadano da una minore a una maggiore complessità, o ricorrendo ad esempio ad azioni di ridondanza con ripetizione, quindi degli argomenti, no? Durante le settimane. Inoltre, e in conclusione, la didattica per noi deve essere finalizzata al saper fare. Questo è molto importante. La didattica diventa didattica del saper fare piuttosto del come fare. E deve avere, no, come fine l'efficacia comunicativa. Questo è un aspetto che tutti quanti, infatti, avete sottolineato. C'è qualcos'altro che volevi aggiungere rispetto a quello, alle domande, Lisa? O no? No,
No, niente, è saltato il simbolo, no, niente. Ok, perfetto. Allora, date queste premesse, no? Un po' un'introduzione così dal punto di vista legislativo dei cambiamenti, no? Nella nostra pratica didattica, vediamo ora l'aspetto più pratico, alcune proposte operative con Elisa, e quindi io vi lascio la parola appunto alla collega. E vi farà riflettere un po', presentandovi, alcune attività che poi voi potrete portare in classe. Va bene? Sì, allora facciamo questo cambio. Un secondo solo, intanto voi potete continuare a scriverci se avete qualche domanda. Grazie. Allora, dunque. Ops. Rimango. Ups. Lessico. Lessico, però volevo, lasciamolo chiuso ancora. Allora, buongiorno a tutte di nuovo. Dunque, parto in realtà da un'ultima domanda che era appena pervenuta, anzi, un ultimo commento che era appena pervenuto, ma che ora non posso più leggere, che riguardava. Sì, perfetto, Eccolo qua. alla fine. Allora, torto fino alla fine. Di una vostra collega, uno dei vostri colleghi ha appunto aggiunto riguardo alla domanda fatta prima e dice: tra le esigenze concrete, oltre al superamento del test, ci sono sicuramente anche delle esigenze pragmatiche da non sottovalutare, ad esempio compilare un certificato, leggere una ricetta medica, quello risulta difficile comunque. E appunto affrontare il linguaggio burocratico. È esattamente quello che abbiamo detto col cambio della didattica, la necessità di dare all'apprendente non solo la possibilità di superare un test per rimanere in Italia, ma quello che diciamo sempre, abbiamo classi eterogenee, persone molto diverse tra di loro per abilità, livelli di apprendimento, ma è molto importante dare loro gli strumenti che possono essere sia lessico quanto soprattutto funzioni comunicative che li possono aiutare a orientarsi nella società in cui hanno scelto di vivere. Quindi anche se sono eterogenei hanno questa cosa in comune, la necessità di orientarsi nello stesso paese. Bene, io comincerei con una prima riflessione sul lessico. Naturalmente vi chiedo ora di dirmi secondo voi quali potrebbero essere le cinque parole che fareste apprendere ai vostri studenti in classe. Apro il sondaggio, potete scriverle, distanziarle con una virgola. Naturalmente non ci sono cinque parole esatte, no? Dipende dal contesto, dal livello di apprendimento, dalla competenza nelle abilità che hanno gli studenti che vi trovate di fronte. Stiamo parlando in questo caso magari di un corso per principianti, migranti. Però è importante pensare anche a quali parole. Dunque, lavoro. Ciao, grazie, prego, arrivederci, scusi. Famiglia, lavoro. Famiglia, vorrei per me sanità. Come si fa a spiegare sanità? Che cos'è sanità? Vedo qua, vedo, scorrono, scorrono. Nome, cognome. Ciao, grazie, prego, arrivederci. Buongiorno, mi scusi. Sì. Dunque, in realtà, la maggior parte delle vostre risposte, se parliamo di ciao, grazie, buongiorno, si tratta di funzioni comunicative più che di parole, cioè ringraziare, come si può ringraziare, come ci si può scusare, più che parole concrete. Qualcuno invece poi parte di questura, certificato, documenti. Già vorrei, mi sembra. Non sono sempre d'accordo con voi, questo non significa che io abbia ragione e voi siate torto, però forse prima delle parole, delle funzioni comunicative, a parte appunto il ciao,
che entrano in classe e ci si dice ciao fin dal primo momento e quindi è facile capire che in quel momento si dice ciao. Non è così semplice forse spiegare senza una lingua una lingua ponte in quali occasioni diciamo ciao e in quali occasioni diciamo buongiorno. Mi chiamo e quindi il nome, quindi in questo caso potrebbe essere il nome. Anche la parola lavoro, io non so se... Patria, la parola patria è interessante anche questa. Va bene, vi faccio vedere un po' quello a cui abbiamo pensato noi. Allora, anche noi abbiamo pensato a una serie di parole. In realtà, nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare a queste parole, e effettivamente mi ha aiutato molto mi hanno aiutato i seminari che sono stati fatti in giro per l'Italia dalle autrici di Senza Frontiere o che ho fatto anch'io, spesso mi trovavo davanti a delle parole come le vostre, quindi mi sembravano molto astratte. Nel momento in cui ho pensato a delle cinque parole che io avrei insegnato il primo giorno, anche a degli analfabeti, quindi anche la possibilità di riconoscere il suono e vedere il segno grafico, io sarei partita da qualcosa di più facile da trovare in classe e anche più facile da trovare in tasca, come il biglietto, come potrebbe essere una mela, una merenda. Mentre qualche volta risulta difficile trovare delle parole astratte, come è difficile trovare delle parole che siano univocamente riconducibili a delle immagini. Per esempio, lavoro è più facile dire che cos'è una cameriera, che cos'è una cassiera, che cosa fa il barista. Invece lavoro come concetto, certo, è una parola direte che c'è in tutte le lingue, però per una persona che non ha mai sentito l'italiano... È importante anche dare delle immagini alle quali fare riferimento. Comunque, tutte le parole che avete detto fanno riferimento all'area semantica della vita personale dell'apprendente e delle sue esigenze. Quindi l'importante è che cerchiamo delle parole che siano frequenti nel parlato, e quelle che avete scelto voi erano tutte frequenti nel parlato, che siano ricorrenti nel quotidiano, quindi anche i documenti in un primo periodo. Sono molto importanti, come dicevate, è molto difficile destreggiarsi nella burocrazia italiana. Devono essere parole utili, utili e quindi che possono aiutarli a comunicare in maniera più efficace e devono essere, secondo me, anche univocamente rappresentabili, cioè deve essere semplice indicarle e semplice fare capire esattamente come si usano. Detto questo, la stessa cura che dobbiamo mettere nella scelta del lessico, e quindi quotidiano, della frequenza, deve essere applicata anche alla scelta del materiale autentico, alla scelta del materiale che portiamo in classe. In questo caso, come vedete, credo che possiate vederlo, che cosa abbiamo di fronte, che cosa stiamo vedendo? Che cosa sono le immagini che vi mostro? Sono dei moduli, dei documenti, moduli documenti, certificati, documenti da compilare, certificati, moduli, documenti fiscali, esatto. Allora, siamo partiti dalla modulistica perché l'avete detto, sottolineato anche voi, la burocrazia, la necessità di comprendere, di compilare un modulo, è una delle necessità principali di una persona che decide di vivere in Italia. E non sto parlando solo dei migranti, ma sto parlando anche degli stranieri o anche degli italiani, no? La difficoltà nella compilazione, nel capire un modulo. Ora, mi chiedo, questi sono moduli, ve ne faccio vedere un po' meglio. Voi in quale unità li usereste se doveste creare un corso di lingua, in quale unità inserireste questi moduli? Ve li faccio anche vedere. Vedete, uno è un CUD, l'altro è l'ISEE e gli altri due sono una domanda di visto e un certificato riguardante la casa. Ok. Idoneità di alloggio, Idoneità, l'alloggio a cura. idoneità di alloggio.
Ok, allora gli uffici, i servizi, la modulistica, la salute un po' meno, è stato ritirato la salute. Cioè, la salute viene sempre ritirato, non vi fidate. Allora, non c'è nemmeno qui. Naturalmente questi moduli, questi documenti possono essere inseriti in tutte le unità, in delle unità che hanno questi titoli, no? Gli uffici, naturalmente, i servizi, la modulistica è quella in cui la inseriremo noi. La salute e la casa, anche la salute, pensate per avere la possibilità di essere esenti, no? L'esenzione dal ticket è necessario presentare l'ISEE, almeno io lo ricordo così. Quindi si può inserire un po' dappertutto. Noi lo inseriremo nella modulistica, ma quello che è importante è scegliere, no? Una volta scelti i materiali, vedere quali sono i nostri obiettivi e poi inserirli nel momento del percorso che ci sembra più adatto. Detto questo, rivediamo un attimo i materiali. E vi chiedo voi che cosa fareste, no? Quali attività proporreste per presentargli alla classe, per sfruttare questi materiali? Vi lascio sotto il video, avete anche una serie di attività perché era un po' difficile gestire tutte le vostre risposte, quindi vi diamo una serie di scelte. Si potrebbe fare un'attività di ascolto, di completamento, di abbinamento. Quale secondo voi potrebbe essere l'attività più utile per sfruttare questi moduli? Sì? Completamente, la maggior Sì, parte, la maggior vediamo. parte si dice che sono moduli che si prestano al completamento, quindi alla comprensione e produzione scritta, perché il completamento è un misto di abilità. Conoscete anche video, interessante, in che Interessante modo? il video, sarebbe molto interessante vedere come lo sfruttereste con il video, se passereste subito a una drammatizzazione o se avete qualche video in serbo Da da mandarci in mandarci redazione. anche. Sì, la verifica, spesso no, i moduli, vedo che più o meno avete risposto tutti. Sarebbe naturalmente ci piacerebbe moltissimo vedere le vostre attività, avere la possibilità di vedere le vostre attività. È un po' difficile, è molto più interessante quando siamo di persona, almeno per me, per quanto mi riguarda, quando abbiamo la possibilità di fare i seminari in persona e quindi potervi lasciar creare anche l'attività che avete immaginato. In questo caso è un po' più difficile. Comunque avete detto che si prestano alla comprensione, al completamento, possono essere fasi di verifica, no? Alla fine di un'unità. Vediamo, chiediamo di riconoscere e di compilare, quindi riconoscere la parola nome, cognome, indirizzo, eccetera. Vi facciamo vedere quello che abbiamo pensato noi. Cambio un attimo. Sì, allora vi facciamo vedere che cosa abbiamo pensato noi. Abbiamo pensato di renderlo un po' più attivo, quindi non soltanto comprensione e completamento, ma abbiamo pensato di utilizzare questi moduli come supporto a un dialogo, quindi volevamo inserirli in un contesto di scambio reale, come può essere l'ascolto, un dialogo, scusate, con un impiegato. Vi faccio ascoltare l'inizio di questa traccia Lezione B. I e proviamo a sindacati. sentire se si sente Anna, Attività sbocca il... 1 e 2. Sì. La segretaria dice che posso avere uno Si sconto sente sulla ancora? mensa scolastica. No, Adesso volevo rimane sentire se non solo si arriva. l'ISEE da Ah no, vabbè, fare. lascia È tutto. tutto così complicato. No, Ok, non è grazie, ma ciao. complicato. Ci sono i sindacati o le Sì. camere del lavoro e alcune associazioni che aiutano i cittadini Mi stranieri. piace. I Sì. sindacati e le Bene. associazioni danno informazioni e. Ok, blocco un po', vi ho bloccato la traccia perché è appunto un dialogo tra un impiegato e una signora, una donna. Non è soltanto un ascolto passivo, ha una velocità relativamente normale, quindi è la velocità alla quale poi scusate, il migrante si trova, una velocità di parlato alla quale il migrante si trova di fronte, ma è un ascolto che abbiamo cercato di rendere ancora meno passivo e l'abbiamo in un certo senso attivato con questa attività che vedete di vero o falso, quindi c'è l'ascolto
del dialogo e poi la risposta, la comprensione, le domande di comprensione. A destra trovate anche dei box riguardanti le informazioni, quindi che cos'è il sindacato, che cos'è il CAF e che cos'è l'ISEE. Sono tre cose molto importanti per poter ottenere i moduli che abbiamo visto anche prima. Questo si ricollega alla necessità che dicevate prima con Anna di dare anche delle nozioni di vita, che non è soltanto una necessità per aiutare gli studenti ad integrarsi e a orientarsi, ma è anche una necessità perché i corsi di civiltà sono obbligatori, ma sono anche effettivamente utili se fatti nel modo giusto. Quindi le informazioni sono utili se passate nel modo giusto e non troppo velocemente o in un inglese accademico. Detto questo, in un secondo momento abbiamo dopo l'ascolto abbiamo presentato i moduli e abbiamo fatto anche un abbinamento, quindi un abbinamento tra il modulo e il servizio che lo offre, cioè il servizio che fornisce questo modulo. Ora mi chiedo, abbiamo visto un ascolto, una comprensione e poi un abbinamento. Quali secondo voi sono gli obiettivi che abbiamo raggiunto con queste attività dal punto di vista appunto didattico? Che cosa abbiamo presentato e che cosa abbiamo aiutato lo studente a riconoscere? Sì, leggo le risposte. Allora, qualcuno ha risposto sigle e acronimi, grazie, che è stato per me molto importante. Naturalmente, sì, vedo materiale autentico, modulistica utile, informazioni e servizi utili al cittadino, sembra molto importante anche questo. Un modello di interazione orale, per noi questo era fondamentale, poter presentare un modello di interazione orale che fosse utile e poi per poterlo, per esempio attraverso una drammatizzazione o attraverso un video, per poterlo poi riutilizzare per essere in un certo senso pronti al test in ufficio, e sigle e acronimi, che per me è molto importante, cioè che cos'è un ISEE o un ISE. È importante capire quando un italiano dice vado al CAF, non è così semplice per uno straniero capire a che cosa si riferisce senza che poi. E non è facile per un italiano spiegare che cos'è un CAF, oltretutto, spesso. Allora, chiudo il sondaggio. Avete detto, appunto, avete individuato gli obiettivi, erano tutti obiettivi che ci eravamo posti. Appunto, per noi era importante il modello di interazione orale per dare lessico e funzioni comunicative utili, nell'ottica di nuovo del saper fare, del fornire strumenti necessari per orientarsi, per essere efficaci nella comunicazione. Quindi efficacia comunicativa, come vedete, siamo partiti da una riflessione sulla scelta del materiale da portare in classe e siamo approdati comunque alla necessità di utilizzare il materiale per poter essere efficaci nella comunicazione di ogni giorno, oltre che poi per superare il test della questura. Abbiamo parlato di efficacia comunicativa, quindi concentriamo un attimo su come utilizzare questi input per migliorare, per potenziare l'efficacia comunicativa. Vi mostro qui un altro modulo. In questo caso è una domanda di iscrizione alla scuola di infanzia statale. Vedete, c'è già un esercizio legge completa. Io voglio sapere da voi quali attività utilizzereste, proporreste in classe per sfruttare questo materiale per migliorare l'efficacia comunicativa. Ascolto completamente. Forza che il video ce la fa. Molti, sì, la drammatizzazione e completamente l'ascolto. Sì. Sì. Qualcuno prima diceva il video può essere usato con qualsiasi attività per completarlo. Certo, il video può essere sempre, nonostante spesso il video venga lasciato un po', no, quando si parla di insegnamento in Italia viene lasciato un po' in secondo piano perché
Si crede che, essendo in Italia il parlante, sia più facile poi ritrovarsi in queste situazioni. Spesso è vero che il parlante si ritrova più spesso in ufficio, all'ufficio postale o al CAF, ma non è detto che si trovi spesso in situazioni, italiane, no? Succede spesso, come dicevate prima voi, che non ci sia integrazione tra il migrante e la società italiana. E quindi il video può essere anche un modo per introdurre alcune cose. Bene, allora vedo che il video, la drammatizzazione ci sono, molto meno l'abbinamento parola-immagine perché sembra che non aiuti molto lo sviluppo della competenza orale, ma un po' tutto può aiutare. Noi in questo caso, partendo da questo modulo, abbiamo proposto una drammatizzazione, come molti di voi hanno detto, chiediamo di leggere questo modulo e creare un dialogo da soli. Lo studente A e lo studente B hanno come aiuto uno specchietto sulle funzioni comunicative. In questo caso il focus era su chiedere chiarimenti e spiegazioni. Importante di nuovo partire anche da un input scritto. Ma dare la possibilità allo studente di migliorare l'efficacia comunicativa e quindi aiutarlo a dare gli strumenti e le informazioni per comunicare, vivere ed operare nella società, nelle situazioni più comuni, quindi lavoro, scuola, eccetera. Bene, abbiamo visto finora, abbiamo fatto una riflessione sul lessico, una riflessione sui materiali da scegliere e poi anche una riflessione sull'utilizzo del materiale, in particolare verso l'efficacia comunicativa. L'ultima riflessione, che è anche l'ultimo punto che avete visto nella scaletta del cambiamento della didattica, riguardava la differenziazione e l'avvio all'alfabetizzazione, perché molti di voi hanno sottolineato appunto questa difficoltà delle classi pluriabilità, plurilivello, dove ci si trova con studenti analfabeti, studenti alfabetizzati e studenti debolmente alfabetizzati. Quindi l'ultimo punto era quello della differenziazione, la necessità di affrontare queste classi eterogenee che sono lì sì per lo stesso motivo, ma che sono eterogenee per abilità e competenze. Noi abbiamo una proposta che include anche gli apprendenti non alfabetizzati o debolmente alfabetizzati. Per i primi potrebbe essere una revisione della competenza fonologica, mentre per i secondi potrebbe essere l'inizio di un avvio all'inizio di un percorso di alfabetizzazione. Percorso, no, di accesso alla lingua scritta lo sappiamo molto bene, è molto difficile, soprattutto se fatto in età adulta. E se si proviene da una lingua, da un alfabeto completamente diverso, ma anche per chi proviene da lingue semplicemente orali, da lingue che non sono scritte, quindi è molto difficile. Come dicevate però prima, una delle prime domande che ho letto, è necessario e è molto importante, che lo studente impari a mettere, in relazione suoni e segni grafici, non semplicemente per scrivere, ma anche per leggere un modulo, compilare il modulo, riconoscere le parole del modulo almeno, o anche, leggere e interpretare i segnali che sono poi che si trovano poi nei test per i livelli A1 o A2 di solito, no? Riuscire a capire che cosa si vuol dire lì. Vediamo un po' l'approccio che abbiamo scelto noi. Naturalmente scegliamo una lettera, ma scusate, non partiamo dalla lettera, ma da una parola. Possiamo dire che è un metodo un po' globale, l'unità di partenza è la parola e poi si scende nell'analitico, quindi nelle lettere e nelle sillabe. Ad esempio, per la F abbiamo la parola farmacia. Come vedete, c'è subito c'è il maiuscolo, ma abbiamo sotto anche il minuscolo. C'è l'ascolto della parola pilota, quindi della parola farmacia. Viene chiesto di ricopiare. Riscrivere la parola, sia in maiuscolo quanto in minuscolo, è importante capire entrambi subito, entrambi i segni grafici, perché non tutti i moduli sono in maiuscolo. E poi chiediamo di riconoscere il suono pilota dentro ad altre parole.
farmaco, farmacista, in questo esercizio c'è sempre un distrattore che in questo caso è donna. Come vedete poi la fotografia ha farmacia, ma c'è anche una donna, quindi il distrattore ha un senso. In un secondo momento chiediamo di ricomporre la parola, quindi forniamo la parola pilota scomposta in parole, scusate, in lettere e sillabe. Chiediamo poi di scrivere la sillaba con altri suoni o la lettera con altri suoni. E infine, l'ultima parte, la fotografia c'era prima, scusate, l'ultima parte. Chiediamo di riscrivere le parole che abbiamo imparato, sia in maiuscolo quanto in minuscolo. Dunque, vi faccio un attimo rivedere. Scegliamo una parola pilota, chiediamo di ascoltarla, ripeterla e scriverla in maiuscolo e in minuscolo. Scegliamo poi di far riconoscere la sillaba, una sillaba in parole che non sono la stessa, quindi in altre parole. Di solito c'è un distrattore in questo esercizio e in questo caso il distrattore lo troviamo anche nella fotografia. La vostra collega non vedeva la fotografia, eccola qui, c'è la farmacia con una pubblicità. E in un secondo momento facciamo ricomporre la parola, quindi c'è la divisione in sillabe. La scrittura con altri suoni, quindi farmacia, ferramenta, il cambio, e infine la scrittura delle parole imparate, sia in maiuscolo che in minuscolo. Questa, ecco, è la nostra proposta, sia come dicevamo prima, per una revisione della competenza per chi fosse debolmente alfabetizzato, quanto per chi un avvio al processo per chi non fosse per gli apprendenti analfabeti, un avvio appunto perché, come dicevamo, la strada è molto lunga e non è facile, soprattutto da adulti. Noi l'abbiamo fatto da bambini. Bene, ci sono Sì, domande? lasciamo qualche minuto per rispondere alle domande. Non so se Elisa riesce a visualizzare. Sì, allora una domanda è come spiegheresti la differenza tra maiuscolo e minuscolo quando vengono utilizzati? Nel senso di come lo spiegheremo ai nostri studenti? Beh, Penso proprio di sì. abbiamo visto prima i moduli. Nei moduli è facile vedere sia il maiuscolo che il minuscolo. Credo che ultimamente ci sia una tendenza all'utilizzo del maiuscolo piuttosto che del minuscolo da parte degli enti proprio per facilitare il riconoscimento dei segni grafici. Spiegherei la differenza. Bella domanda, come si spiega la differenza? Ma proverei a vedere se anche nel loro alfabeto c'è questa differenza e probabilmente non in tutti c'è, penso agli alfabeti che usano gli ideogrammi. Porterei diversi materiali, farei vedere dove viene usato uno e dove viene usato l'altro e forse la differenza nell'importanza che viene data alla parola che viene scritta con le due grafie. Si corre molta programmazione. Sì, c'era un'altra domanda interessante, l'abbiamo persa. Questa. Allora, viene chiesto se maiuscolo e minuscolo per studenti che non hanno il nostro alfabeto, secondo me, destabilizza lo studente se fatto in contemporanea. Che ne pensa? Io no, sono d'accordo con la presentazione del maiuscolo e del minuscolo subito, perché poi noi possiamo dare, immagino, un corso fatto tutto in maiuscolo, ok? E poi lo studente va al forno, dal panettiere, e si trova scritto Mantovana in minuscolo. E cosa fa? Non riesce a riconoscere, voglio dire, che cos'è, non riesce a leggere? È importante, è uno strumento importantissimo, non troviamo soltanto parole maiuscole fuori, insomma, fuori della classe.
Io sono convinta che sia importante che sappiano riconoscere il suono, il segno grafico, ma che capiscano che a un suono in realtà corrispondono due segni grafici diversi, perché per noi è la stessa lettera, per loro sono due segni grafici diversi, in effetti. Non lo trovo destabilizzante. Allora, vedi anche le altre, per esempio, va insegnato il corsivo. Dunque, Il no, io non sinonimo. va insegnato il corsivo. In realtà forse il corsivo non io non all'inizio non lo introdurrei non, anche a scuola, anche per i ragazzi, il corsivo poi lo introduciamo molto più tardi, impariamo a scrivere il corsivo un po' più tardi e ultimamente noi abbiamo a che fare soprattutto con carte scritte e stampate con il computer, quindi il corsivo si vede molto meno spesso. Almeno questo è il mio punto di vista. Nella vita quotidiana, una persona che ha a che fare con la burocrazia, il corsivo non lo vede. Prima qualcuno parlava delle ricette mediche, riuscire a leggere una ricetta medica. Quando una volta prendevamo in giro i dottori per le loro scritture incomprensibili, ormai nemmeno questo possiamo più fare perché. Almeno per quanto mi riguarda, è quasi tutto meccanizzato e quindi con la scrittura in maiuscolo, in stampatello e la stampata del computer. Quindi forse il corsivo io lo lascerei da parte. Sì, stanno provenendo tante domande, tutte diverse. Forse non lo so se Elisabetta, la tua esperienza nelle Sì, molti classi. medici dice scrivono ancora in corsivo, certo, Non però li capiamo neanche in noi. realtà, no, le domande non le vedete perché le vediamo noi e vi rispondiamo, non è una chat, è un domande e risposte. Allora, molti medici scrivono in corsivo, certo, però in realtà il medico, scrive in corsivo, il medico parla anche con noi, quindi l'importanza dell'interazione orale è la cosa più importante. Torniamo un po' all'efficacia comunicativa e all'interazione orale, che è quella che è più utile per la vita di tutti i giorni. Poi naturalmente è importante riuscire a compilare dei moduli, a capire i moduli. Il medico è vero, scrive in corsivo, ma il medico scrive in corsivo una ricetta che va portata in farmacia. Il medico scrive in corsivo in un referto che va portato al medico di base. Non, è vero che i medici scrivono in corsivo, certo, dipende da dove ci troviamo, però insomma non mi sembra così importante. Io non sono convinta che il corsivo sia così importante. E alcuni di voi dicevano appunto che anche noi adottiamo una scrittura ibrida, forse il corsivo l'abbiamo quasi abbandonato. Va bene. Allora, ci sono pervenute molte domande, magari io preferirei non rimanere ferma sul corsivo e il maiuscolo e minuscolo, ma rivediamo velocemente assieme quello che abbiamo visto e così Anna mi raggiunge. Abbiamo visto la prima parte di legislazione, di cambiamento della didattica e poi siamo passati a una carrellata di attività che intendevano far vedere come poter applicare i cambiamenti che sentiamo necessari in classe, quindi nella selezione del lessico, nella selezione del materiale, nelle attività da proporre che siano indirizzate a un miglioramento, potenziamento dell'efficacia comunicativa della comunicazione e infine per la differenziazione delle classi, cioè nella necessità di mettere assieme delle classi con delle abilità differenziate, anche la revisione o l'introduzione all'alfabetizzazione. Questa era l'ultima parte. Anna, vuoi raggiungermi? Sì, non siamo riusciti a rispondere a tutti quanti, magari ci volete scrivere, no? Sì. Direttamente alla fine del webinar e cercheremo di rispondere. E potete scrivere a webinar@edilingua.it o anche a redazione@edilingua.it in riferimento appunto a queste domande per l'insegnamento ad adulti migranti. Allora, e andiamo avanti. In realtà, tutte queste attività non sono proprio frutto della mente intelligentissima di Elisa, ma le abbiamo prese da Senza Frontiere.
Ok, Senza Frontiere è un corso di lingua italiana pensato appositamente per adulti immigrati già alfabetizzati di nuova pubblicazione, il primo volume è uscito nel 2015. Le autrici sono Patrizia Flamini e Tania Pasqualini e sicuramente molti di voi le avranno già conosciute, avranno avuto il piacere di conoscere in occasione di altri nostri workshop. E tutti i materiali sono frutto di anni di lavoro in classe, quindi sono stati testati dalle autrici stesse, da Alessandro Borri, e nei corsi quindi di L2 per adulti, finalizzati all'ottenimento, al rinnovo del permesso di soggiorno, quindi nell'ambito del progetto FEI, del Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, e finanziati quindi dal Ministero dell'Interno. Allora, Senza Frontiere, dedico 2 minuti a questi volumi. Senza Frontiere è composto, allora, da 2 volumi e copre i livelli A1, A2 del quadro comune europeo. È pensato per essere utilizzato in un gruppo classe con la presenza di un insegnante e ogni volume si compone del libro dello studente, il quaderno degli esercizi e il CD audio allegato. Inoltre dà anche accesso gratuito alla app del glossario interattivo plurilingue per smartphone e tablet. Cosa molto importante, una scelta editoriale, i volumi sono interamente a colori perché riteniamo che sia molto importante anche per questo tipo di utenza, di pubblico, l'utilizzo appunto delle immagini reali, no? Dei colori. E mantenendo comunque un prezzo molto basso e abbordabile, insomma. Vi ricordo che alla fine di ogni volume ci sono i test finali di livello A1 e A2, no, per prepararli agli esami, al test di competenza linguistica. E gli ultimi esercizi che avete visto appunto con Elisa. Sull'avvio dell'alfabetizzazione, scusatemi, e sono stati tratti dal fascicolo avvio all'alfabetizzazione, che è appunto rivolto ad analfabeti o debolmente alfabetizzati in lingua madre. Anche questo con CD audio allegato. Infine, sul sito di Edilingua, e poi vi daremo direttamente il link al termine del webinar, potrete trovare la guida per l'insegnante, quindi con materiale per come utilizzare il libro e anche con tante informazioni utili in merito ai cambiamenti legislativi, cose che vi avevo accennato prima io all'inizio del webinar. E per chi non avesse modo di utilizzare l'app su cellulare o smartphone, è possibile anche scaricarsi direttamente il glossario in PDF, appunto plurilingue, almeno 6 lingue. No, niente. Ok? Sì, chiedevano se è solo per adulti, magari rispondo e faccio la risposta a tutti. Rispondi tu? Sì. Ok. Sì, eventualmente, sì, questo leggo se volete esercitarvi ulteriormente, fare esercitare i vostri studenti su altri test per immigrati, appunto, potreste, eventualmente vi posso consigliare un'altra pubblicazione che si chiama Test per immigrati, che è una raccolta di 10 prove d'esame complete. Allora, vuoi rispondere anche per gli adolescenti? Io comunque Ok, tu rispondo. sì, vabbè, magari scrivile Chiede, è direttamente. per qualsiasi età o solo per adulti? Beh, per bambini No, no. allora vi potrei consigliare eventualmente per adolescenti un'altra edizione, è Progetto Italiano Junior, che è appunto dedicato a un pubblico adolescente dagli 11 ai 16 anni e copre un livello dall'A1 al B1, sono 3 volumi. E sì, proprio le tematiche, anche la grafica stessa, perché è una storia. Da una storia a fumetti proprio si costruisce l'unità didattica. Continui tu eventualmente se ci Sì. sono altre domande così che riguardano i testi. Allora, prima di salutarvi, non vi scollegate perché vi vogliamo lasciare gli attestati.
Vi ricordo che per qualsiasi altra domanda a cui non siamo riusciti a rispondere o che non vi è venuta in mente prima, in merito appunto a queste attività, eventualmente delucidazioni sulle attività di Senza Frontiere, potete scrivere a redazione chiocciolaedilingua.it. E un attimo solo, prima di darvi gli altri link utili, vorrei chiedervi gentilmente se potreste, dimmi Un Elisa. attimo. Ok, sì, se potreste compilare un feedback. Sono quattro domande molto veloci che ci aiuteranno a organizzare i prossimi webinar. E poi proprio vi lascio 2 minuti sulla schermata e poi ritorniamo con il link utile e l'attestato. Posso Sì. cambiare? Sì, grazie. Perché non cambio? Ok, cambio. I sondaggi, sì, sono aperti, perfetto. Ok. Allora, siamo ancora collegati. Stiamo cercando di rispondere un po' alle domande, ma magari poi scriveteci a redazione chiocciolaedilingua.it per quelle un po' più specifiche. Molti di voi chiedono cosa fare con come mettere in atto la differenziazione in classe effettivamente. Naturalmente è molto importante che voi proviate a scegliere anche le attività che vi vengono proposte o che create delle attività in classe per le diverse abilità che avete. Quindi partendo magari da un modulo comune per le due, anche perché comunque devo sedere. Partendo quindi dallo stesso modulo, dallo stesso materiale autentico, provare a proporre due cose diverse. Quindi si può fare scegliere una parola che c'è in quel materiale, in quel modulo, e lavorare sulla scrittura e la lettoscrittura di quella parola con gli analfabeti o con le persone lievemente alfabetizzate. E poi magari di quel modulo possiamo lavorare con un primo gruppo classe sulla comprensione e sul completamento del modulo, e magari su un secondo livello possiamo lavorare su una drammatizzazione, e quindi lo studente magari riesce anche a mettersi nei panni o del suo collega, magari una drammatizzazione tra genitori, però potete anche chiedere allo studente di mettersi nei panni dell'impiegato, anche se è un po' più difficile, ma se avrete introdotto prima dei buoni esempi di comunicazione, forse riuscirete a fare anche questo. Quindi è vero che ci sono classi, spero per voi che abbiate spazio e sufficienza anche magari per suddividere la classe in alcuni momenti e poi riportarla insieme in momenti più momenti in cui potete fare delle attività comuni. Sì, ho chiuso il sondaggio perché stavamo appunto parlando. Va bene. Va bene, altre domande? Non abbiamo adesso tempo di rispondere perché è terminato appunto l'incontro.
Allora, vi ringraziamo tantissimo. Vi aspettiamo al prossimo webinar del direttore, il nostro direttore Thales Marin, l'11 e il 12 ottobre. Imparare è difficile, insegnare anche la neurolinguistica in classe. E di nuovo con noi il 25 e 26 ottobre con idee.it, risorse per l'insegnante. Per tutte le iscrizioni, per qualsiasi problema riguardante i webinar, potete scrivere appunto, come detto prima, a webinar@edilingua.it. E beh, vi do anche i link utili, visto che li vedete sotto appunto il video. Allora, nel box subito sotto potete scaricare l'attestato di partecipazione. Cliccate sul appunto. Il titolo attestato di partecipazione webinar 4 ottobre e poi su scarica file. Sotto avete il box link utili. Se cliccate su Senza Frontiere materiale scaricabile, appunto, vi rimanda alla pagina di Senza Frontiere dove potrete trovare ulteriori informazioni e appunto tutto il materiale che vi dicevamo prima. E sul link iscrizione ai prossimi webinar, appunto per iscrivervi anche per vedere il calendario del tutto il 2016. Qualcos'altro da Niente, aggiungere? noi vi lasciamo con i link finali da scaricare, la chat se volete salutarvi e per qualsiasi problema appunto webinar@edilingua.it, altrimenti redazione@edilingua.it per domande varie. Alla prossima. Come aprire il link? Si clicca sempre sul titolo e poi passa sul pulsante passa. Se non riuscite, se avete qualche problema tecnico, potete comunque scrivere a webinar@edilingua.it perché magari non tutti i computer funzionano nello stesso modo. Sì, forse per l'attestato di partecipazione, se qualcuno ci segue con iPad, credo che non riuscirete a scaricarlo. Questo è un problema che abbiamo avuto e quindi scrivete a webinar@edilingua.it. Sì, qualcuno ci scrive, non si aprono. Non si aprono. Ok, scriveteci e vi Siete manderemo. sicuri? Fate doppio clic anche sui link. Vabbè, li copiamo anche qui. Noi vi salutiamo e vi mandiamo i link in chat, allora. Ok. In modo che possiate, vi ringraziamo della partecipazione Grazie tante. Buona e giornata e buon buon lavoro. lavoro. Ciao.